Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo del rep range ipertrofia, ossia cercheremo di rispondere alla domanda quante ripetizioni servono per mettere massa muscolare, qual è il rep range ideale. E ve lo dico subito, il risultato finale del nostro approfondimento sarà che il rep range per l'ipertrofia in realtà non esiste, non c'è, però cerchiamo di capire esattamente perché. Allora, partiamo dal discorso, il rep range definito ideale per l'ipertrofia è quello che va dalle 8 alle 12 ripetizioni. Fatte al cedimento, il che vuol dire utilizzare un carico che mi permetta massimo 8 fino a 12 ripetizioni, quello che viene definito un 8-12 RM. Questo è un range che viene definito ideale, ossia se io utilizzo questi carichi sto dando stimoli effettivamente direzionati alla creazione di più tessuto muscolare, quindi stimoli che lavorano e vivono nell'ambito dell'ipertrofia muscolare. Questo si basa più o meno su osservazioni che vengono fatte relative alla legge di Henneman e sul reclutamento delle fibre, ossia si è visto che man mano che l'intensità di carico, quindi il carico che utilizziamo, aumenta fino all'85% del nostro massimale, c'è un reclutamento maggiore delle fibre. Quindi conseguentemente noi vogliamo lavorare in un rep range che ci permetta il massimo reclutamento delle fibre, che più o meno è proprio questo 8-10-8-12 RM. Ok, questo è sicuramente un discorso vero, però il problema è che il reclutamento delle fibre non si basa soltanto sull'intensità di carico che andiamo a utilizzare, ma si basa anche sul livello di cedimento, ossia man mano che raggiungiamo il cedimento muscolare, ossia mandiamo un impulso neurale al muscolo di contrazione, il muscolo per l'affaticamento che sta ricevendo progressivo nell'esecuzione dell'esercizio non riesce più a contrarsi, siamo all'ottava ripetizione, devo fare la nona, spingo più che posso, ma il muscolo non riesce a vincere il carico, più raggiungiamo questo stato, più il cervello, logicamente, va a reclutare più fibre per poter far fronte al carico, ed è logico, è assolutamente logico, perché siamo esseri rivolti e proiettati verso la sopravvivenza, quindi se dobbiamo fronteggiare uno stress, il nostro organismo, se ha delle carte da giocare, armi a disposizione, le utilizzerà. Quindi quando arriviamo al cedimento effettivo, ho fatto diversi video sul cedimento, quindi un cedimento tecnico, un cedimento quanto più completo possibile, meglio ancora quando il resistance profile è piatto, quindi abbiamo un diagramma di forza piatto, non abbiamo uno sticking point, quindi il cedimento è vero, il muscolo non riesce a contrarsi, allora siamo sicuri che a quel punto il distretto, anche se stiamo lavorando con un 20 RM, con un 30 RM, avrà, il cervello avrà attivato tutte le fibre a disposizione, il distretto sarà esaurito del tutto. Questo è il motivo, uno dei motivi per cui il cedimento muscolare è caratteristico, è l'emblema stesso, è la certezza assoluta nella creazione di ipertrofia muscolare, quindi è l'essenza stessa del bodybuilding, ma è uno dei motivi, perché ce ne sono tanti altri e ne abbiamo parlato in altri video, in altri podcast. Ok, detto questo, questa è la panoramica generale. Già da questo concetto capiamo che, ok, va bene dire 8-10 RM, 8-12 RM, però in realtà se raggiungiamo il cedimento, qualsiasi rep range è un rep range utile. Ma diamo altre argomentazioni in merito, cerchiamo di entrare un po' più nel vivo. Abbiamo due punti principali. Il primo punto riguarda la differenza tra i diversi distretti muscolari. Ora, il discorso che noi abbiamo fatto per ora è un discorso generale, diciamo in qualche modo astratto. Se noi però andiamo a prendere un caso pratico, ok, prendiamo un soggetto, Mario Rossi. Mario Rossi va in palestra, si allena e all'atto pratico deve fare un 8-12 RM su un pulley. Poi, per esempio, deve farlo su una chest press, deve farlo su una pressa, deve farlo su un curl con manubri, deve farlo con delle alzate laterali, eccetera, eccetera. Da un punto di vista teorico, la contrazione muscolare, lo sviluppo dell'ipertrofia risponde alle stesse leggi, un po' agli stessi processi biochimici, l'attivazione degli stessi pattern, dei processi, meccanismi di adattamento ipertrofici, quindi danno muscolare, tensione meccanica, stress metabolico, eccetera. Da un punto di vista pratico però le cose sono diverse, i distretti muscolari si differenziano molto da un punto di vista istologico, si differenziano molto da un punto di vista indiretto a livello di inserzione tendina, a livello anche degli stessi distretti agonisti o antagonisti che intervengono nel lavoro o che vanno a stabilizzare, insomma ci sono tante differenze. Differenze che portano ad avere risposte di adattamento da un punto di vista pratico molto differenti, ossia realmente quando voglio far crescere un deltoide non lo potrò mai allenare come alleno un quadricipite piuttosto che un femorale. Un petto, se voglio farlo sviluppare, non lo allenerò come alleno un dorso, perché all'atto pratico ho possibilità di suscitare degli stimoli di adattamento ben diversi
rispetto agli altri. Ora, nella nostra Academy, sul nostro portale Rhino Nation, abbiamo dedicato il secondo modulo del videocorso interamente ai distretti muscolari. Abbiamo preso ogni distretto muscolare, analizzato a cosa risponde bene, a cosa risponde male, e questo è il motivo per cui certi distretti non riusciamo a farli crescere, ci sono delle carenze, perché semplicemente li stiamo allenando seguendo magari determinati input, seguendo determinati schemi che non sono ideali per quel distretto. Magari abbiamo le gambe gigantesche e le stiamo allenando in un modo e diciamo, ok, voglio le spalle grosse come le gambe, le alleno come le gambe, perché le gambe mi sono cresciute, ma le spalle non mi riescono a crescere. Sì, perché le spalle rispondono a criteri e meccanismi diversi. Ora, senza entrare nello specifico, perché di nuovo abbiamo dedicato un intero modulo del videocorso, praticamente 40 episodi soltanto per questo, una delle differenze principali sta nel rep range, ossia distretti diversi rispondono meglio a rep range differenti. Ecco quindi che il petto risponde molto bene a carichi più elevati dell'8-12 RM, quindi anche quando scendiamo al 6 RM, al 5 RM, il petto risponde molto molto bene. Il dorso sta bene su questo 8-12 RM, i quadricipiti anche a rep range molto più alti, i bicipiti, le spalle, non conviene caricare tanto, ma lavorare anche in questo caso su rep range un po' più elevati. Quindi, da questo punto di vista, bisogna differenziare il rep range in base al distretto che stiamo allenando. Di nuovo, faremo eventualmente dei video in merito, ma avete tutto il videocorso su Rhino Nation in cui potete approfondire. Ogni distretto segue regole diverse e anche il rep range si differenzia in base al distretto specifico. E questo è il primo punto per cui il criterio dell'8-12 RM non vale in realtà. Ora abbiamo un secondo punto più importante, ossia tutto quello che abbiamo detto adesso va bene quando parliamo di un neofita, un intermedio, ma man mano che diventiamo più bravi, che ci alleniamo di più da più tempo, eccetera, e ci alleniamo logicamente con logica, iniziamo a diventare avanzati. E una delle caratteristiche principali dell'avanzato, che ha lavorato bene di nuovo, è che ha carichi più elevati. Ok, un atleta che si allena bene da tanto tempo carica normalmente di più rispetto a quando caricava all'inizio, e questo è abbastanza normale e possiamo vederlo tutti i giorni. Che cosa succede quando arriviamo a caricare di più? Che quando iniziamo a lavorare anche su un 15 RM, la prima ripetizione, per esempio su una pressa, se vedete le mie storie su Instagram lo vedete, la prima ripetizione sulla pressa di un 15 RM, io quando stacco ho i piedi che tremano. Molti mi hanno chiesto, ma quindi anche io quando devo staccare, devo lavorare sulla pressa, devo avere i piedi che tremano? Gli ho detto no, in realtà non è il fatto che sto lavorando su un 15 RM, è che è il fatto che il carico assoluto, in quel caso 500 kg, è pesante per me, quindi il mio 15 RM diversi anni fa, magari che era un 200, un 300 kg, non andavo a tremare, ed era un 15 RM effettivo, era vero, arrivavo a cedimento sulle 15 ripetizioni, ma adesso andando avanti a parità di rep range, quindi di percentuali di carico per me, il carico assoluto che vado a utilizzare è molto più alto. In questo caso vado a cedimento sulle 15 ripetizioni non più con 300 kg ma con 500. E qual è la differenza? Che in questo caso il carico assoluto è molto elevato, quindi di per sé questo rep range è allenante. Che cosa vuol dire questo? Perché lo dico? Perché man mano che iniziamo a diventare avanzati, iniziano a diventare allenanti e molto ipertrofici anche rep range un po' più elevati. Quindi il 15 RM inizia a diventare, a rientrare su un rep range, una creazione ipertrofica veramente molto importante. Anche senza il raggiungimento del cedimento, il reclutamento delle fibre è veramente importante, a parità di nuovo di carico assoluto. Quindi anche la legge di Henneman del l'85% dell'RM, sono tutti studi che vengono fatti su soggetti tendenzialmente neofiti o intermedi, ma l'avanzato che ha carichi importanti, con quelle percentuali di carico anche assoluto, otterrà comunque un massimo reclutamento delle fibre, anche se abbiamo un 15 RM, ok? E questo è il motivo per cui atleti anche di powerlifting che sollevano veramente veramente tanto non hanno bisogno di raggiungere il cedimento per creare ipertrofia muscolare, anche se non sarà un'ipertrofia ottimale, massimizzata, ma a loro non interessa perché fanno powerlifting, non hanno bisogno di raggiungere quell'intensità, perché anche se stanno su un 15 RM, il carico è tale, è così alto, che comunque creano uno stimolo di adattamento, un reclutamento massimo delle fibre. Ma non è soltanto un 15 RM, quando arriviamo a carichi importanti anche un 20 RM è uno stimolo ipertrofico, un massimo reclutamento delle fibre dalla prima ripetizione, anche un 25 RM, anche un 30, quindi sostanzialmente per l'avanzato il rep range ipertrofico è praticamente qualsiasi rep range. E qua arriviamo al punto cardine, il risultato finale di tutto quello che diciamo. Qual è il numero di ripetizioni ideali per crescere? Qualsiasi numero, dovete diventare fottutamente forti su qualsiasi rep range. Questo deve essere il vostro scopo sul lungo periodo, al di là del metodo che utilizzate, della programmazione, della split, eccetera. Da oggi, ok, dal punto A fino al punto C in cui volete raggiungere il massimo potenziale di crescita,
com'è che faccio a raggiungerlo, diventate fottutamente forti su tutti i rep range, fottutamente forti sull'8RM, fottutamente forti sul 10, fottutamente forti sul 12RM, fottutamente forti sul 15, sul 20, sul 25, sul 30, diventate incredibilmente forti su tutti i rep range e gli stimoli di adattamento ipertrofici saranno massimizzati. Non esiste il rep range ideale, non esiste il rep range ipertrofico, esiste soltanto la massimizzazione di performance su qualsiasi rep range, e là avete la vera chiave dell'ipertrofia. Ragazzi, qualsiasi commento qua sotto sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.